Diventare allenatori di calcio nonostante una pena detentiva in carcere è l'obiettivo di Alleniamoci alla Speranza, progetto illustrato nella casa circondariale di Trani alla presenza di Renzo Ulivieri, ex tecnico di Napoli e Bologna con impegni in politica e attuale presidente dell'Associazione Italiana Allenatori. Noi facciamo il primo passo, noi Associazione Allenatori, la Federazione Italiana Gioco Calcio, la Lega Nazionale Dilettanti che dovrà, ha garantito che dopo cercherà di aiutare chi esce con il titolo ad inserirsi presso le società dilettantistiche. È un impegno sociale che noi riteniamo importante per chi appassiona il calcio e chi pensa che il calcio possa essere uno strumento di reinserimento nella vita normale poi. L'iniziativa, attuata in 3 case circondariali in tutta Italia, è un progetto della durata di 4 mesi che permetterà ai detenuti di conseguire il patentino da allenatore e non solo, perché Alleniamoci alla Speranza punta ad offrire un ventaglio più ampio di opportunità per la rieducazione del condannato, come prevede la stessa Costituzione italiana. È un corso normale di 154 ore. In linea generale una metà teorica, un po' più, e una parte pratica sul campo, e con esame finale, perché essendo un corso normale dove non è che si lascia un attestato, uno prende il titolo dopo aver sostenuto un esame, quindi alla fine ci saranno gli esami. Il corso si svolgerà una settimana di pausa per poter studiare e mettere a punto le cose che vengono fatte, e quindi un corso normale come quelli che facciamo fuori. Mancherà il tirocinio perché non posso fare il tirocinio, ma cercheremo di supplire con la visura di partite da fuori, manderemo degli allenamenti, dei filmati di allenamento per poter supplire a questo. Alla fine, per chi ha volontà, saranno preparati, questo sono certo.